C'è un'attività molto fervente intorno al Calcio Napoli, intorno ai nomi che dovrebbero sostituire i partenti. Secondo me uno stimolo forte al club è arrivato anche dall'insoddisfazione della gente, perché l'idea di andare a prendere Kim con la clausola, il Napoli non se lo immaginava, però deve prendere un difensore forte e l'unico che può prendere a certe condizioni è Kim, altri no, ne conosco. Buongiorno Massimo. Buongiorno, buongiorno a Raffaele Oriemma, buongiorno a Gigi Soriani in regia, gli amici all'ascolto. Oggi è mercoledì, doppio appuntamento dunque con Si Gonfia la Rete, insieme fino alle 13, poi Martes for Live, e stasera riprendiamo il filo del discorso intorno alle 20. Riprenderà invece il filo del discorso il Napoli, o meglio i giocatori del Napoli, perché i dirigenti sono al lavoro alacremente in questo ore per tutte le ragioni di cui parleremo nel corso del programma. Invece la squadra si ritroverà direttamente sabato per l'inizio della seconda parte del ritiro, vale a dire quella che si terrà in Abruzzo. Io ricordo i numeri per interagire con noi: 081 63 63 63, quello principale da tenere sempre memorizzato, che vi permette di intervenire in diretta, rivolgere le domande, dire la vostra, oppure il WhatsApp che è il 339 666 9990. Sì Massimo, prima di andare dal uno dei tanti amici che ci contatta, voglio fare una riflessione. Noi dobbiamo pensare che il Napoli è all'alba di un nuovo inizio, perché se vanno via contemporaneamente Mertens, Insigne, Koulibaly, cioè parliamo di tre leader, oltre a Ospina, Malcuì e chissà quanti, Goulam, chissà quanti altri ancora, vuol dire che il Napoli si sta risistemando in un'altra maniera. Quindi dobbiamo aspettarci che la squadra abbia un necessità di un periodo di adattamento. Certo, no? Certamente. Se tu cambi tanta gente insieme, è ovvio che devi aspettarti, pur prendendo giocatori bravi come Kim, Ostigard, Kvaratskhelia, eccetera, eccetera, devi aspettare comunque che loro si adattino. Però il discorso è un altro. Il Napoli probabilmente questa dismissione la doveva fare già da tempo e non l'ha fatta, anche per mantenere alto il livello di competitività di un gruppo che, non dobbiamo dimenticarlo, fino a metà aprile scorso era primo in classifica, no? Fino ad aprile. Certamente. Quindi il gruppo era molto competitivo. Ora va rinnovato, e il rinnovamento bisogna stare attenti che non si allarghi, perché potrebbe riguardare anche calciatori come Victor Osimhen, perché Victor Osimhen è un attaccante forte, non ha ancora dimostrato per intero la sua qualità, le capacità, le sue skills da bomber. Però un club come il Bayern Monaco, che ha perso Lewandowski, che deve fare? Deve guardare a un attaccante giovane sul quale poter puntare. Quindi noi dobbiamo immaginare che il Napoli possa perdere anche Osimhen. Ecco perché, caro Massimo, io non mi chiedevo la ragione per la quale Cristiano Giuntoli sta facendo il pazzo, come diciamo noi, per avere Broja dal Chelsea. Con il Chelsea si è avviato questo tipo di rapporto con la cessione di Koulibaly, si sta insistendo per avere Broja, che vorrebbe andare al West Ham, ma per una sola ragione: perché al West Ham sa di giocare. Lui crede che venendo a Napoli non giocherà perché c'è Osimhen, ma non possiamo essere certi che ci sarà Osimhen, caro Broja, che è un attaccante albanese fortissimo fisicamente, come vede la porta come pochi. Quindi perciò il Napoli sta insistendo tanto e ha congelato qualche posizione come quella di Deulofeu. Mi vengono molti dubbi sulla lista dei giocatori che alla fine rimarrà, quelli dell'anno scorso, anche quest'anno, anche in relazione alla scelta tattica dell'allenatore, cioè questo 4-3-3, ma siamo sicuri che è l'assetto tattico giusto per Victor Osimhen? A me, io dico di no. Beh, vengono dei dubbi quantomeno. Allora, se sei d'accordo, andiamo al telefono, affrontiamo questi altri temi. Detto che il Napoli tra non molto dovrebbe annunciare Kim, insomma, almeno è quello che ci aspettiamo, che è vicinissimo anche a questo, speriamo, sul Bakken, giocatore norvegese che verrebbe da gennaio, però
perché lui ha scadenza a dicembre. Esatto, o il Napoli o paga al Bodo, non ma credo. Non credo, oppure attende altri 5 mesi e lo prende. Non ha fretta, il Napoli non ha fretta, anche se il campionato inizia tra poco. Andiamo al telefono da Antonio. Buongiorno Antonio. Buongiorno ragazzi, ciao, buongiorno. Ciao. Raffaele, volevo un tuo parere perché sono un tuo estimatore, ti seguo dai tempi di Radio Turro, quindi allora, per quanto mi riguarda queste restrizioni del Napoli, perché oggi proprio si parlava, mi hai fatto un assist anche della vendita di Osimhen, a quanto pare è perché probabile, il Bayern se è incassato, se arriva all'offerta se arriva all'offerta sì. Fabian Ruiz, ancora grande punto interrogativo, ma secondo te con la squadra che stanno allestendo e con un portiere che per quanto mi riguarda non è all'altezza, poi mi auguro di sbagliare, il Napoli è da ottavo posto, perché tutte le altre si stanno rinforzando un bel po', anche la Roma, la stessa Fiorentina che ha un ottimo allenatore, ha un'ottima rosa. Tu come la vedi sotto questo aspetto? Te lo dico subito Antonio. Ciao Antonio, grazie. Allora, io vi ripeto la formazione che ad oggi giocherebbe contro il Verona il giorno 15 agosto: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, che insieme, non ce lo dimentichiamo, per due mesi l'anno scorso gennaio hanno fatto meglio di quando c'era Koulibaly, per due mesi, quindi Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui, che fortunatamente la gente sta capendo il valore di Mario Rui dopo averlo offeso e dileggiato per stagioni e stagioni. Centrocampo a tre a questo punto, dobbiamo immaginare, con Anguissa, Lobotka e Zielinski, perché Fabian Ruiz è un altro che verrà congelato, e fa bene il Napoli a congelarlo, Lozano, Opolitano, Osimhen e Kvaratskhelia. È una squadra in grado di battere il Verona questa o no? Decisamente sì, è vero anche che il Napoli, però almeno queste prime quattro, prima della chiusura del mercato, dovrebbe provare a vincerle tutte e quattro, se diciamo le prime due, Verona e Monza, perché ti dai anche un po' di forza, no? Certamente. Fai sei punti, due partite, ti convinci che comunque stai lavorando bene. Certo. Poi c'è il match con la Fiorentina, che è già un match ad un certo livello. Però vi dico che il Napoli, che sta lavorando, che riprenderà a lavorare sabato prossimo, ci saranno quattro amichevoli importanti a Castel di Sangro, è una squadra che ad oggi non può lottare per lo scudetto, perché è meglio che De Laurentiis se la dimentica sta cosa, no? Dello scudetto. Certo. Non può lottare per lo scudetto, però può lottare per il quarto posto, e con qualche integrazione come quella di Kim Jae-min può dare anche Gigi Soriani, scusami se ti stiamo contattando. Allora, dicevo, con l'inserimento di Kim il Napoli avrà una alternativa importante in difesa, può diventare un leader alla Koulibaly, perché ha carattere, forza, qualità, è un po' troppo spregiudicato secondo me, ma questa cosa la migliorerà in Italia. Ti devo chiedere, ti sei già espresso sul discorso dello scudetto, però ti devo chiedere un parere su Bremer, che a sorpresa e neanche tanto passa alla Juventus, e posso anche immaginare la rabbia dei tifosi del Torino, perché il miglior giocatore passa alla Juve, tra l'altro avendo un presidente, un proprietario, il club ricco, diciamo, sicuramente all'altezza dal punto di vista economico. Ha ricordato le amichevoli che il Napoli disputerà a Castel di Sangro, la prima contro la Dana di Inler, di Balotelli, di Montella, proprio tra una settimana, quindi mercoledì prossimo. La Dana che poi dopo tre giorni affronterà la Salernitana in un triangolare a Salerno, poi domenica 31 il Mallorca, mercoledì 3 agosto il Girona, e poi l'Espagnol, per chiudere questo trittico di squadre spagnole, sabato 6 agosto sarà quella almeno ufficialmente l'ultima uscita, anche se qualcosa magari nell'ultima settimana il Napoli, che dici, organizzerà prima del debutto in campionato, vabbè, lo capiremo. Invece su Bremer alla Juventus, Bremer 41 milioni più 9 di bonus, vale a dire 50 milioni. Non ci dobbiamo spaventare di queste cifre. Bremer è un classe 97, ha 25 anni, valutato 50 milioni, guadagnerà fino a 6 milioni con un contratto indicizzato, ma non dobbiamo stupirci, perché se il Napoli ha venduto Koulibaly, classe 91, 31 anni suonati, a meno di un anno dalla scadenza del contratto e ha avuto 40 milioni, allora non dobbiamo stupirci che Bremer venga a costare 50 o che Pau Torres costi 50 milioni. I difensori centrali forti scarseggiano, perciò il Napoli doveva prendere Min già da tempo, non dico due anni fa, perché è stato proposto al Napoli due anni fa
dal signor Fulvio Marrucco, ecco, che ne prima di andare al il mandato prima di andare al Fenerbahce, solo che era extracomunitario e il Napoli non poteva occupare una posizione con un calciatore che non si sapeva se potesse fare il se poteva fare il titolare. Giuseppe, tocca a te, ha chiamato lo 081 636 3663, l'amico Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Alessandro, e buongiorno Raffaele. Ciao. Allora, loro mi devono soltanto spiegare delle situazioni. Lui disse che doveva il presidente doveva abbassare assolutamente il monte ingaggio, eccetera, certo, eccetera. Cosa riuscitissima, perché se facciamo i conti adesso siamo quasi a 45-50 milioni, diciamo, di abbattimento del monte ingaggio. Non è così, no. Ma siamo intorno ai 33 milioni. L'ho fatto l'altro giorno. Ma mi sembra che con i 12 milioni, diciamo, risparmiati con Koulibaly, più o meno stiamo lì. Siamo sui 33 milioni, c'è anche Koulibaly. Non diciamo numeri a vanvera, noi li abbiamo fatti i calcoli, sono 33 milioni in meno. Ma penso che già è un bel abbattimento. Ho capito, no? Però devi prendere altri calciatori che ti costeranno. Diciamo quelli che ha presi costano non tanto, 2, 1, 3, vabbè. Ora ritirano sul fatto di Osimhen. 33 no? lordi. Ricordiamo, abbiamo fatto l'altro giorno sì, il calcolo. Ecco, allora io dico una cosa, ma a un certo punto, con il problema, diciamo, di Osimhen, no? Che voi paventate, diciamo, di questa eventuale vendita. No, noi non paventiamo niente, noi raccontiamo le cose che si succedono sul mercato. Ma non vi sembra che automaticamente sia una situazione veramente inverosimile? Cioè, ma non ho capito, vedremo. Ma pure Osimhen, cioè Osimhen che dovrebbe essere il punto di partenza di un nuovo ciclo. Ma tu prendi a Torino per pigliare Stumbroci, allora, che poi sarà quello che dici tu, grande albanese, eccetera, eccetera. Ma voglio dire, per piacere, non facciamo dei confronti con Osimhen. Osimhen è un giocatore di livello internazionale. Tu l'hai mai visto giocare, Brogia? L'hai mai visto giocare, Brogia? Sì, l'ho visto con Southampton. Mi sembra un buon giocatore, ma non ha nessun confronto con Osimhen. Mi dispiace per te, Raffaele, ma c'è la luna e il sole. Va bene, Giuseppe, grazie. Io mi sento di essere d'accordo con Giuseppe lì dove sostiene questa è una situazione abbastanza irreale, no? Curiosa. Poi un altro discorso è se il Napoli alla fine riuscirà a comporre una squadra che si dimostrerà più competitiva. Questo è quello che ci auguriamo. Se io e te oggi che siamo giornalisti e dobbiamo fare informazioni, diciamo il Napoli l'anno prossimo farà schifo, è una squadra che non arriverà neanche all'ottavo posto. Non lo possiamo dire. Per poi essere smentiti tra una settimana che prendono 3-4 giocatori non forti. Non c'è dubbio. Però se 4 mesi fa, tu hai ricordato, il Napoli lotta per lo scudetto, mi avessero detto il Napoli centra il piazzamento Champions League e poi manda via, oltre che Goulam, oltre che Insigne, anche Koulibaly, Mertens. A proposito di Mertens, se 4-3-3 deve essere quello dell'impostazione tattica, diciamo, iniziale, preferita da questo Napoli, ma non ti sembra che Mertens sarebbe un'alternativa, non il titolare, perché per carità, insomma, la carta d'identità dice che non può più esserlo, almeno a questi livelli, un'alternativa da tenere in considerazione al centravanti? Cioè Mertens ha costruito le sue fortune a Napoli, però da centravanti, Assoluto. Diciamo, non relativamente. Stiamo parlando di un Mertens che non esiste più, eh. Oggi no, ma non c'è dubbio, ha parlato Spalletti da 45 minuti massimo, non puoi pensare che lui sia un'alternativa alla prima punta. Per avere l'alternativa alla prima punta devi avere una prima punta che possa giocare anche 6 partite di fila tutte quante insieme, e Mertens non credo che oggi ti possa dare quel rendimento che noi immaginavamo prima, parlando di un calciatore che io amo per quello che ha fatto nel Napoli. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, gli amici sponsor, riprendiamo tra pochissimo parlando anche di Solbakken e non solo, ancora mercato, dunque dopo la pubblicità si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Allora, eccoci rientrati in diretta 22 minuti dopo le 12, Massimo Alessandro e Raffaele Auriemma, si gonfia la rete, Radio Marte. Adesso parliamo di Solbakken, perché questo è un giocatore che ha affrontato una squadra italiana diverse volte nella scorsa stagione con il suo Bodo, squadra norvegese. Stiamo parlando chiaramente della
Roma e per Sky, che ha raccontato praticamente tutto il cammino della Roma trionfale in Conference League, c'è il collega Paolo Assogna collegato con noi. Paolo, buongiorno. Raffaele, che piacere. Ciao, piacere mio. Ciao. Radio Marte, grande, grande Paolo. Come stai innanzitutto? Tutto bene, tutto bene. Già mi annoio senza calcio. Hai ragione, a chi lo dici? Perché parlare di cose vacue, onestamente, in questo periodo. Se ci tolgo il pallone, amici miei, alla fine. È finita, è finita. E a proposito di pallone, parliamo di questa questo Ola Solbakken, dove Ola non è il saluto in spagnolo, ma è il suo nome di battesimo. Un altro norvegese, dopo aver preso invece Leo Østergaard, sì, è un calciatore che conferma quello che il Napoli vuole dalla sua squadra quest'anno: fisicità. Me in questo senso Raffaele fece un'ottima impressione. Infatti nella partita con la Roma mi fece proprio un'ottima impressione, perché ecco, riferimento al concetto di fisicità, questo è un ragazzo che sta sempre dentro la partita con la testa e con le gambe. C'ha lo strappo, c'ha l'allungo per quegli allunghi importanti che lo fanno, che lo rendono determinante in area di rigore o con la palla o senza. Non ha un grande dribbling, però c'ha corsa e c'ha la lucidità per essere molto freddo davanti al portiere. Mi è sembrato proprio un giocatore bravo a fare le scelte e forte proprio di questa sua stabilità sulle gambe, di questa sua forza fisica legata a una certa intelligenza calcistica. Ora non vorrei esagerare, non vorrei presentare Raffaele Massimo al vostro pubblico un profilo di un fuoriclasse. Non è un fuoriclasse, non vi aspettate colpi alla Mertens, non vi aspettate gli uno contro uno clamorosi di altri giocatori alla Lozano, però è un giocatore che nella sua linearità può rappresentare una variabile offensiva molto molto interessante. Concludo nel mio breve profilo dicendo che è un ragazzo che sa partecipare anche in fase di non possesso, perché indirizza il pressing con il corpo. Insomma, un giocatore molto moderno, secondo me farà molto molto bene in Serie A. Ecco, ha fatto anche gol, no, all'Olimpico in nella gara 2-2, nella gara di aggruppamenti della fase a gironi. Gol anche all'andata, anche all'andata. Roma, ma no, sì, perché lì ci fu poi quella fu la partita dei cambi della grande epurazione, esatto, di Mourinho. Ma Solbakken fece due gol, sì, contro due i titolari gol. Nel 6-1 contro fece i titolari della Roma, certo, contro i titolari, perché poi Mourinho fece tutti i cambi e alla fine la Roma nel secondo tempo era in campo con la squadra titolare, quindi lui segnò, vado a memoria, negli ultimi 25 minuti della partita, quando in campo c'erano tutti i titolari della Roma. Sì, tra l'altro doppietta segnata da Solbakken ed è l'unica doppietta che ha segnato nella stagione scorsa. Ecco, ma proprio queste prestazioni contro la Roma avevano come dire, indotto il club a seguirlo, però un match a distanza Roma-Napoli su Dybala è stato evidentemente vinto dalla squadra giallorossa, quello su Solbakken potrebbe essere a vantaggio del Napoli, i cui tifosi insomma avrebbero preferito vincere l'altro, ritengo, a occhio e croce, però. Sì, però non è una bocciatura di Solbakken per la Roma, attenzione, perché Solbakken piaceva e piace tanto al club giallorosso, però è chiaro che la questione di Dybala in qualche modo anche numericamente arricchisce il reparto offensivo in maniera definitiva, anzi ce ne sono anche troppi di calciatori nella Roma in quel reparto. E poi ci dobbiamo mettere anche la questione Zaniolo, ragazzi. Quello perché, è il punto. Perché poi qui è decisivo. Se resta Zaniolo è un conto, se se ne va è un'altra storia. Ma Raffaele, noi abbiamo sentito tante chiacchiere. Alla fine, lo sai quante offerte sono arrivate per Zaniolo reali? Una sola. Una sola. Quella della Juventus, sì, che ha detto: vi diamo dei soldi, una trentina di milioni, più Arthur. Vi interessa? Sappiate che noi non abbiamo un piano B, perché quando leggiamo che arriverà un'offerta di 50 milioni per la Juventus, cancelliamola questa variabile, perché non sarà mai così. Quindi c'è solo un piano, quello della Juventus con Arthur dentro, calciatore brasiliano che non interessa Mourinho alla Roma. Quindi per tutti questi motivi e per la mancanza totale di offerte, la questione Solbakken si è fermata, anche perché Zaniolo
carità, aspettiamo fine agosto per essere definitivi, ma difficilmente si muoverà da Roma a questo punto, perché nel momento in cui parliamo, ricordiamolo sempre agli amici di Radio Marte, perché il mercato è pazzo, nel momento in cui parliamo c'è stata soltanto un'offerta per Zaniolo ed è stata rimbalzata dalla Roma perché Arthur non interessa. Sì, secondo te Paolo, se consideriamo Inter, Milan e Juventus che sono di un livello superiore alle altre, oggi lo possiamo dire senza tema di smentita, poi è sempre il campo che dà l'ultima sentenza, ma tu pensi che la Roma con l'acquisto di Dybala abbia messo il naso un po' più avanti del Napoli per il quarto posto, Napoli che è stato caratterizzato da tante cessioni fino a questo momento? Guarda, io vedo un progetto interessante intorno al Napoli, Raffaele, sì, ti dico la verità, sì, sì, perché poi approfondisco un po' di questi giocatori che sta prendendo, che sinceramente conosco un pochino meno, perché vengono da campionati che seguiamo un pochino meno, però insomma me ne parlano bene di questi nuovi arrivati. Voi mi insegnate che è tutt'altro che conclusa la campagna del Napoli, esatto. E quindi sospenderei un po' il giudizio sul Napoli. È chiaro, Raffaele Massimo, che quando c'è un cambio generazionale un prezzo da pagare c'è. Perché per carità non erano gli anni migliori di Mertens, di Gulam, di Ospina, di Insigne e di Koulibaly, però 4-5 non erano nella fase più brillante della loro carriera, però erano comunque elementi che avevano un certo peso specifico dentro la squadra, e quindi questo passaggio secondo me ragazzi qualche trauma, qualche punto per strada lo lascerà, però mi sembra molto interessante questo progetto di riorganizzazione del Napoli, che comporterà un prezzo da pagare. Per questo motivo, per l'arrivo, per questo motivo che abbiamo detto, per il fatto che è arrivato comunque un giocatore che, se sta bene in Serie A, come Dybala può fare la differenza, e per un altro motivo, perché la Roma probabilmente prenderà un centrocampista di livello internazionale, io credo che in questo momento la Roma si lasci preferire leggermente al Napoli. Sono convinto di questo. Senti Paolo, l'ultima te la faccio su Spalletti, perché insomma abbiamo letto, abbiamo saputo del peso che ha avuto, no, l'affair Paolo Dybala, la pill che l'allenatore portoghese ha, questo diciamo abbastanza indiscutibile. Tu che lo hai vissuto, raccontato il periodo romano di Spalletti, come lo giudichi questo particolare, molto curioso momento che sta vivendo invece Spalletti al Napoli con molti senatori che sono andati via? Se c'è un uomo che sa costruire una squadra di calcio partendo da basi completamente nuove, è Luciano Spalletti, perché veramente lui ha il calcio in testa. Io tanti allenatori che ho visto lavorare sul campo a Roma credo che sia sinceramente il più bravo proprio di lavoro artigianale sul campo, e quindi se verrà confermato, come mi dicono, che i profili che arrivano nuovi nel Napoli sono soggetti da plasmare, Spalletti è proprio l'artigiano giusto secondo me per spiegargli in poco tempo il calcio italiano e per costruire una squadra tutta nuova. Credo che sia proprio il profilo ideale. Poi come tutti i professionisti, come tutti noi, ci ha pregi e difetti, però per questa tipologia, proprio questa specificità del lavoro dell'allenatore, costruire dal nulla e plasmare dei giocatori a cui va insegnato una modalità diversa di calcio, credo che Luciano Spalletti sia l'allenatore ideale. Per chiudere, scusami Paolo, tu ti accodi a quelli che sostengono Spalletti essere un piazzato? Ma io credo che sono le società a vincere i campionati. Io credo, come diceva Galliani, gli allenatori vincono le partite, le società vincono i campionati, e quindi per vincere un campionato un allenatore può dare un contributo, però io credo che vincere col Milan di Berlusconi, l'Inter di Moratti, la Juventus d'Agnelli che ci aveva Pirlo, Pogba e Vidal sia un pochino più facile rispetto ad altri contesti, quindi io credo che nel contesto giusto a Spalletti non manchi nulla per passare da piazzata a vincente.
Paolo, grazie, grazie, saluti, buona giornata. Ciao, a presto. Un abbraccio forte, Paolo. Grazie al collega di Sky, Paolo Assogna. Mi era sfuggito, diciamo, il termine ippico, immediatamente. Piazzano, non l'avevo subito colto. Lo dico, beh, effettivamente. Che Spalletti è uno. Sì. Che arriva secondo ma non vince. Più da piazza. I risultati finora sono quelli. Dobbiamo andare in pubblicità, lo so, però Assogna ci ha detto, l'allenatore giusto, Spalletti, per disegnare una squadra, ma è partire da zero. Ma secondo te, al netto delle dichiarazioni ufficiali, che spesso e volentieri le conferenze stampa soprattutto talvolta sono addirittura fuorvianti, ma da quello che ha detto, ecco, Giuntoli, credo che sia inutile ascoltare, ecco, le conferenze stampa. Ma Spalletti sta influenzando, secondo te, cioè lui dice ufficialmente Giuntoli sta lavorando benissimo, il Napoli sta facendo benissimo, facendo il possibile in un calcio difficile, con pochi soldi, cioè, ma lui sta lavorando anche sui nomi, sta indicando, scegliendo? Ma io non credo che lui dica prendimi questo o quello. Il Napoli gli sottopone dei profili e lui può gradire oppure no, dico questo va bene, questo no. Giuntoli non è che lavora bene, Giuntoli lavora benissimo nelle difficoltà caratterizzate da chi è il direttore sportivo del Napoli, perché il direttore sportivo del Napoli non ha la libertà di manovra. Cioè, per dire, c'è la Morgan De Santis alla Salernitana, la libertà di manovra, lui può prendere i calciatori che decide di prendere, perché ha un budget, per lui va bene Massimo D'Alessandro a fare l'esterno destro, e lo prende. Questo Giuntoli non lo può fare, quindi pure quando individua profili adatti, c'è sempre tutta una serie di passaggi da rispettare e a volte li perdi i calciatori proprio perché devi seguire questi passaggi. Ci fermiamo, un pizzico di pubblicità, breve pausa, si gonfia la rete, riprendiamo tra pochissimo. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. C'è un amico, si chiama Ale, che scrive da Gragnano, dice: ciao Ale. Perché il Napoli non smentisce le voci di cessione della società? Non si rischia di fare. Sui social sta impazzendo le ultime ore questa notizia. Quale? Varie che insistono, diciamo, sulla cessione imminente o quasi fatta del club da parte di De Laurentiis, ovviamente. Allora, caro Ale, devi sapere che noi facciamo questo lavoro non per essere smentiti o non smentiti, noi seguiamo le tracce. E le tracce portano ad un fatto, che il Napoli è in trattativa, anche se non ufficialmente, perché queste cose non possono essere dette ufficialmente quando si tratta di operazioni così importanti. Quindi, che deve smentire il Napoli? Cosa deve smentire? Che noi ed altri sosteniamo che ci sono degli interessi sul club? Non può smentire questo. Non lo può fare, ci sono degli interessamenti, qualche offerta è stata già rispedita al mittente tempo fa, quindi che il Napoli sia una società da vendere, questo lo dice anche la legge, perché entro il 2024 deve vendere o il Napoli o il Bari. Se vende il Bari ci rimette De Laurentiis, quindi l'unica cosa è vendere il Napoli. Quello che so io, spero coincida con quello che sai tu, l'affondo da chi è interessato a prelevare il Napoli arriverà dopo che termineranno gli ultimi ricorsi per quanto riguarda la questione Napoli-Bari. Allora io ricordo invece 081-6363-6363 per interagire con noi, spazio agli amici ascoltatori che daremo da ora fino alla fine del programma, anche note vocali oppure testi via WhatsApp al 339-666-9990. Prima una domanda, anzi ci abbiamo già Nicola collegato, la prima Nicola e poi io farei una domanda a Raffaele. Nicola, buongiorno. Ciao Massimo, ciao Raffaele, ciao. Buongiorno a voi, buon lavoro innanzitutto. Grazie. Il vostro non è un lavoro semplice, ne so qualcosa. Detto ciò, vorrei effettivamente menzionare una cosa, che insomma tutto questo malcontento, questa bolla che si è creata, questo turbilon, no, che si è creato intorno al Napoli per tutta una serie di situazioni. Certo, De Laurentiis va preso senza essere né pro né contro.
Io dico che farà una squadra competitiva per lo per la Champions anche quest'anno, poi vincere lo scudetto, insomma, il mondo è cambiato, ma veramente siamo ancora all'epoca di Maradona, santissimo veramente Dio ci ha portato due scudetti, non siamo più in quelle tempistiche, almeno il Napoli che è, fa capo ad un unico imprenditore, e quindi non essendo una multinazionale non può permettersi, e De Laurentiis l'ha sempre detto, no? Quanto sembra. Va bene Nicola, grazie. Grazie Nicola. Okay. Grazie. Che domanda mi volevi fare? La domanda è sui giocatori che il Napoli sta prendendo e quelli che sta trattando. Cioè il Napoli ha preso già un norvegese, sta per prenderne un altro, il Napoli ha preso un georgiano, il Napoli sta per mettere sotto contratto un calciatore sudcoreano che ha giocato oltre che nel suo paese in Cina e in Turchia, quindi non in Premier in Spagna per intenderci. E molti tifosi del Napoli storcono il naso, si dicono molto preoccupati perché questi calciatori devono poi arrivare alla prova del 9, quello del campionato italiano, eccetera eccetera. Io ho l'impressione che questi siano ragionamenti un po' datati, un po' obsoleti, nel senso che il campionato italiano non è più quello degli anni 80-90, cioè l'Italia è già due edizioni del mondiale che salta, quindi preoccuparci se un norvegese oppure un giocatore che ha fatto benissimo il campionato turco possa avere grandissime difficoltà nel campionato italiano, io lo ritengo oggi a malincuore un falso problema. Il problema è ovviamente la novità, cambiare paese, abitudini, allenatore, squadra eccetera, ma non tanto purtroppo, ai noi, il livello tecnico oltre che tattico del nostro calcio. Ma si è visto con Lukaku che in Italia sembrava spaccasse il mondo, è andato in Premier e l'allenatore è stato costretto a metterlo in panchina perché non faceva la differenza. Quindi è giusto quello che dici, l'adeguamento dei nuovi calciatori è soltanto di natura ambientale, non tecnica, anche perché il Napoli ha preso dei buoni giocatori, qualcuno anche ottimo secondo me come Kvaratskhelia, e ne prenderà anche altri, però sono giovani, si devono adeguare in un contesto che non conoscono, in una realtà di squadra dove il calciatore più esperto è Zielinski oggi, no? Se ammesso che rimanga nel Napoli, allora è quello che preoccupa secondo me la gente, non tanto quelli che arrivano, ma è dove vengono a trovarsi quelli che arrivano, senza Insigne, Gulam, Mertens, Ospina, Koulibaly, cioè parliamo dei senatori, certo. Chi sono i senatori oggi nel Napoli? Mario Rui, Di Lorenzo e Zielinski, e mi sembra un po' poco sinceramente per poter dire che chi viene può assorbire qualcosa da questi calciatori, da Mario Rui sicuramente, da Di Lorenzo pure, ma non credo da altri. Al telefono c'è Salvatore, buongiorno. Buongiorno alla trasmissione e complimenti. Senti, io vorrei porre un quesito, noi stiamo facendo tutte le formazioni del mondo, però secondo me noi difettiamo come terzino adesso nel ricambio, però perché ho visto Zanoli che non secondo me non è ancora maturo, hai voglia di dire i giovani bisogna portare, però nel caso di una defaglianza di Di Lorenzo, cioè Zanoli non lo vedo all'altezza. Sarebbe utile prendere un esperto, anche ritornando, facendo ritornare Usai che sulla fascia destra magari faceva il compito suo, e quindi dichiarando che saprebbe che dovrebbe fare la riserva. Va bene, Salvatore, è stato chiaro. Un'altra cosa su Dybala. Vai, flash. Su Dybala, io non sono assolutamente uno di quelli che si è dispiaciuto più di tanti, se uno si riflette, la Juve non era tanto fessa da lasciarla andare così. Va bene, okay, Salvatore, grazie. Io mi auguro che il giudizio negativo dell'amico Salvatore, che per carità è legittimo, si basi sulle performance di Zanoli sul finire del campionato scorso e non in queste due prime amichevoli, che voglio dire. Guarda, innanzitutto bisogna dire che Zanoli ha fatto il suo esordio da titolare a Bergamo contro l'Atalanta disputando una partita meravigliosa. Quindi vuol dire che il ragazzo c'è. Ora, se noi guardiamo la gara di Empoli, dove poi fu sostituito, ma non è che fu sostituito perché non andava bene, fu sostituito perché quel giorno, che il Napoli era anche in emergenza,
non doveva proprio giocare Zanoli perché ebbe la gastroenterite durante la notte. Allora, l'osservazione mia è questa: voi chiedete di riprendere Yusai, calciatore che io adoro, ci mancherebbe, ma oggi guadagna uno sproposito rispetto a quello che il Napoli non gli ha dato quando lui poi è andato via. Ma questi giovani, ma li vogliamo aspettare un poco, no? Certo. Se no, un giovane come diventa bravo se non gli dai l'opportunità di sbagliare? E se no, perciò l'Italia non è più ai mondiali ormai da 8 anni, perché non diamo ai giovani la possibilità di crescere, perché certi tifosi vorrebbero che al primo errore il giovane venga preso a calci nel sedere e buttato fuori. No, non si fa così. Il Napoli deve insistere con i suoi giovani perché sono bravi, e se sbagliano non fa niente, la volta dopo giocano lo stesso. E poi soprattutto, questo vale un po' per tutti, basta con l'affrettare giudizi su Zanoli o su altri. Io ricordo che dopo la splendida performance contro l'Atalanta qualcuno parlò addirittura del nuovo Maldini, e poi ecco, dopo poche partite chiama l'amico Salvatore e dice: no, ma il Napoli lo deve dare via perché non è buono. Questo è il senso. Al telefono un altro Salvatore. Buongiorno. Buongiorno ragazzi, sempre ciao. Complimenti. Ciao, grazie. Volevo fare pure una riflessione. Io sono, diciamo, sfiduciato, ma non dal mercato, dalla condizione in cui sta il Napoli a livello proprio di società. È un'altra paura che ho io, che malauguratamente, devo dire, questo aggettivo devo usare. Se Clara Schreier dovesse esplodere, l'anno prossimo arriva una società più importante, noi facciamo sempre questo. Ma che cosa vuoi fare? Qual è la soluzione? Il mio stato d'animo è questo, non posso fare niente, lo so. Ti devi abituare all'idea che se viene il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City e ti chiede Quaraschelli e ti porta i soldi e gli dà il triplo di quello che guadagna a Napoli, tu lo devi cedere. Non c'è niente. No, da ma fare. Io mi sono detto di no. E tu dici la società, che deve fare la società? Ma non possiamo proposito. Mai noi praticamente mettere in campo una squadra. No. Non lo possiamo fare, perché se arrivano i grandi club dobbiamo sperare un domani. No, noi dobbiamo aspettare questo, che arriva un calciatore, speriamo che vada bene, una volta che va bene ce lo dobbiamo segnare, questo è tutto. Anche perché Ciao Salvatore, grazie. Non è tanto il club, perché il Napoli può pure decidere quest'anno di trattenere Osimhen, dice no, non lo voglio cedere. Ma se viene il Bayern Monaco che ti porta 120 milioni di euro e a lui gliene dà 10 all'anno, ma tu come lo trattieni più a Osimhen? Lo devi dare via, a meno che non sia il calciatore a dire no, io non me ne voglio andare, voglio stare qui e basta. Là trovi il problema, ma altrimenti lo devi cedere e basta. Non c'è alcun dubbio. Non io vorrei che ci si abituasse a questa idea, altrimenti soffrirete sempre di fronte alle cessioni dei calciatori. Il calcio oggi è di chi ha i piccioli, come dicono a Palermo, i soldini. Chi ne ha di più compra i calciatori da chi ne ha di meno, e il Napoli purtroppo non ne ha più degli altri. Beh, devo dire la verità, io il fattore di novità negli ultimi anni non lo vedo, perché insomma Albo d'Oro, almeno in Italia ma anche da altre parti, voglio dire, Albo d'Oro a portata di mano ha sempre vinto anche in questo sport, certo. Che ha avuto ma più Juve, soldi. Sono più due soldi. Anni che vince l'Inter e Milan, ma certo. Prima di Inter e Milan chi ha vinto qualcosa oltre la Juve è stato il Napoli e la Lazio in questi 10 anni. L'ultima cosa su Zanoli, anche la Roma, ma io anche la Roma, sì, ma non diciamo in percentuale minore. Ma chi siamo noi per giudicare un calciatore, un ragazzo che è del 2000, quindi ha 21 anni, dopo aver giocato l'anno scorso 531 minuti spalmati in 14 partite. Non so quant'è la percentuale, la media, quanti minuti a partita ha giocato Zanoli. Noi siamo così bravi da capire che Zanoli non è in grado di giocare dopo averlo visto in campo per 531 minuti spalmati su 14 partite. Allora chi giudica Zanoli con così poco lasso di tempo è un fenomeno, perché voi siete veramente bravi, riuscite a capire se un calciatore è bravo nonostante giochi 37 minuti a gara, grazie a Massimo che ha fatto la percentuale, 37 minuti a gara per 14 partite. Voi sapete già che quello è scarso, ma complimenti, bravi, ma veramente.
Ci fermiamo, giusto il tempo, ma nemmeno, di un caffè, poi riprendiamo i ragionamenti sul Napoli, sul momento degli azzurri che stanno riposando, qualche giorno di riposo, poi si riprende sabato con il ritiro di Castel di Sangro. Ora su Radio Marte a Si Gonfia la Rete, una piccola pausa, mica fino a sabato, pochi secondi, a tra poco. Marte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, Si Gonfia la Rete. Marte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, Si Gonfia la Rete. 081-6363-6339-666-9990, messaggi scritti e vocali per intervenire con noi. Da questo momento Dybala è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma, quindi sarà a disposizione di Mourinho. Tra l'altro si sta già allenando in Portogallo con la formazione giallorossa. Ti vedo con questo telefono in mano. Sì, perché facevo la riflessione, ma non ti manca un po'? Chi? No, ti devo dire cosa? È dal 22 maggio che non parliamo di VAR. Non mi manca perché non ci sono partite di cui parlare. Tra un po' tornano però le discussioni sul VAR. Ma io sono contento. Il protocollo. Sono contento che adesso l'AIA sta facendo quello che io sostengo da tempo: creare una squadra di varisti ad hoc. Ah, e basta. Finalmente. Non che uno una domenica sta in campo a fischiare, quella dopo sta al VAR, poi quell'altra ancora fa il quarto uomo. No. Chissà tra quanto tempo capiranno un'altra cosa secondo me fondamentale, che al tempo del VAR l'uomo in campo deve essere uno strumento di chi dalla regia invece sta bello comodo con l'aria condizionata davanti a 10 monitor e può controllare tutto e non il contrario. Certo. C'è sempre questa cosa, no, ma l'arbitro in campo deve avere sempre lui l'ultima parola, la responsabilità di tutto, ma col VAR, siccome esiste un calcio prima e dopo il VAR, nel calcio post VAR questo va preso a martellate come dogma, si è già per me l'arbitro in campo deve essere solo una figura emblematica. Esattamente, ma il vero arbitro è quello che sta davanti alla TV, ormai deve decidere lui. Quello in campo deve fare un po' di scena e basta. Esattamente. Ma è da tempo che lo sto dicendo. Così come non se va adesso ai mondiali, come saprete, ci sarà anche una tecnologia più avanzata per il fuorigioco, per rilevare il fuorigioco, altre telecamere, altri sensori, eccetera, eccetera. Quindi i guardalinee a cosa servono? Quei soldi per i guardalinee, dateli in beneficenza per ogni partita, fate un calcolo a delle associazioni meritevoli, date a fine anno dei soldi. Guardalinee non servono più a niente. Guardalinee devono prendere il reddito di cittadinanza. A cosa sei? Al telefono c'è Ciro, buongiorno. Devo fare una considerazione. Aspetta, Ciro, dovresti sistemarti, sentiamo particolarmente male con la linea perché si sente veramente male. Ciro. Mannaggia. Mi senti? Adesso esco fuori. Adesso meglio, vai. Volevo, non so, una considerazione anche da parte vostra in merito a questa nazionale che non va più ai mondiali da un bel po'. In questi casi non è più semplice avere il coraggio di fare dei cambiamenti radicali come succede nelle grosse situazioni, no, possono essere familiari, calcistiche, quello che sia, di obbligare le squadre di Serie A, come tanti anni fa che c'erano le squadre che avevano 3-4 stranieri, dall'anno prossimo in poi devono avere 4-5 calciatori obbligatori in campo, perché altrimenti non si arriverà mai a una soluzione. Non lo puoi fare perché stai nella comunità europea e quindi devi attenerti alle regole che riguardano il lavoro, che non può essere condizionato a sesso, religione oppure passaporto. Quindi esatto, per questa ragione non si può fare. Ciro, siamo d'accordo con te sul fatto che prima era più bello, era più affascinante, però va così. Intanto grazie per aver chiamato Radio Marte. Messaggio vocale. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Solito hai ragione al 100%. Cioè questa gente non capisce che i calciatori giovani per diventare forti devono fare anche le brutte figure, ma tutti quanti l'hanno fatto, tutti i più grandi campioni. Cioè è per forza che a Napoli i giovani non emergono, perché subito il primo errore, il primo diciamo sbaglio che fanno, ci danno addosso. Quello è. Vabbè. Grazie, buon lavoro. Se no
non hai la forza di prendere giocatori forti, devi crescere i giovani, farli crescere con i loro errori. Senti, ma ti fa piacere del Pocio Lavezzi torna a seguire dal vivo il Napoli e commentare le partite del Napoli in Champions per Prime? Non hai idea quanto mi piacerebbe intervistarlo, ci proveremo comunque, perché il Pocio per me, io sono innamorato di quel calciatore, lui, Cavani, Amsic, Lavezzi, Maradona, cari, io li metto tutti allo stesso livello come emozione. Ultimo messaggio e ce ne andiamo. Ehi Raffaele, buongiorno. Ciao. Raffaele, volevo dire una cosa, io ascolto chi compie la rete, sono un tifosissimo del Fai Napoli molto, però tecnicamente a livello di giornalismo, non capisco niente, non ho un telefono, però però ti volevo dire che ti ascolto perché mi piacciono quando telefono, perché questi professori che vanno a fare i giornalisti, quando fai i presidenti, ma fanno proprio ridere, come sono bella, quando parlano tutte sofisticate. Ciao, buona giornata. Però io non gliene farei una colpa, anzi sono contento, perché probabilmente ascoltandoci ognuno prende il buon esempio e prova anche lui ad esprimere una considerazione. Quindi provateci sempre, non date retta a questo amico che ringrazio per averci contattato, ma contattateci ed esprimete sempre la vostra considerazione. Allora, noi abbiamo terminato per il momento, però ci si rivede, ci risente stasera. Ci auguriamo che sarete in tantissimi anche stasera alle 20, dalle 20 alle 21 torna dunque come ogni mercoledì Si Gonfia la Rete, ma restate sintonizzati su Marte, perché chiudiamo noi, ma apre tra poco i suoi cancelli ufficialmente Marte Sport Live. C'è Dario Sarnataro con le chiavi al di là del vetro, saluto anche Soriani, ha curato la parte tecnica. Ciao Raffaele Orie, ma stasera. Ciao Massimo, sempre carico, mi raccomando, sempre, ore 20:21. Questa sera saremo tutti per i nostri radioascoltatori che avranno chiaramente le considerazioni sulla giornata per come si sta. Con qualche annuncio? Chissà, perché la situazione Kim potrebbe. Vabbè, ci sentiamo più tardi. Ciao.